Vado a avvisare la signora Armida che siete arrivate, eh? Grazie, grazie. Prego. Uno, ma che bella qua! Uno, pensi amica, che c'è Armida, se fosse sistemato ci ben. Mia che tu vai già fin a Tosca! Altro che con lo strassunque che avevo una trenzato! Ma quanti sono in testa a casa? Vieni fra delì sera, ma ti vedi, capisci subito che arrivano da campagna. E poi non ti ho sentito. Allora, te lo spiego. In te che di signori che un gotto per l'egua, quello può vi e che fino a quello può li cure. Lì che spreco. Oh, ma quella bionda nesce dove l'è andata? Ma sì che questa sita, una sita intattiata e linguassa. Ah, sai, è una parente, o vuole andare a chiamarci Armida? E sto che così oggi ti ha matto più lei? Ma stanno in bocca, ma ti ho verrumpe? E sto più lo può mi come lì? Non ti conosci? Mia, è povero, muè. Lova, 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 e ora andò a vedere ai fiori da parte del Regge, togli. Meno che voleva venire, se non mi voleva sta in campagna. Oh, finisci là in posto. Oh, Cesira, ciao! Come ti stai, Cesira? Scusa, se ti ho fatto un po' aspetta. Ma stavi mangiando in bucù perché mi sembra per arrivare da Bitega. Stacchi alla pia, alla mia commessa. A me dai una mano in Bitega, brave come l'enu che ne è mia. E stacchi? Stacchi chi alzaieva, a Toschina? Ma fate un po' vedere, ma come ti veniva bella! Ti sei fatta proprio una bella famiglia! Oh, ma aspettai, aspettai a braccia verde, mia! Grazie! Sì, perché da quando a me domestica, alle anasta, a Livorno, minugo, cioè avevo un minuto di pace. Ecco, se ti vedo tra casa, a Bitega, mio figlio, la resta, ti te lo ricordi, Toschina? Ti vedesci che bello suvenotto che si è fatto anche lei? Ma che bella che te! Oh, siamo un rifaggio di un lerfume, eh? Stani un po' calma, Tosca. E che sente, Armida? Quando un succhiello mi ha detto che lei aveva bisogno... Un succhiello, se non avesse lei, non so come fa io. Come porta certa roba genuina, sì. A partire da io, beh, e sì, perché me ne vanno 4 o 5 al giorno. E cosa ti vede? Tra il resto, uscio ad Elmo. Uscio ad Elmo? E sì, invece amico e caro amico di famiglia. Uh-huh. Ma ne parliamo dopo. Sì, che stai dicendo che quando Succhiello mi ha detto che lei aveva bisogno, mi non ho pensato 2 volte, ho accettato subito questo incarico, perché ho come ho, ne? Allora lascio in campagna, non si che guadagna manco quelli per vivere. Ma non è vero, mi in campagna che viveva proprio bene. Oh mia Cesira, te hai fatto la scelta c'è giusta. Okay. Ti vedi che non ti te ne penti, a pagata da bubunga e ti usè. Ma insomma, oh, mi qualche cosa ti ha so fare, e anche a Toschina devo dire che... Qualcosina, Cesira, dai, non sta a scherzare, che brave come sì. Lei, non che ne è mia, te lo dico. Ti usè, Pia? Cosa? Avevi avuto da poco lo reste. Sì? E un me povio Gioacchino, pace all'anima sua, per farne cangiaia. Una portava in campagna e io conosci a Cesira che l'avevi avuto da poco a Tosca, quanta l'avevi? Che l'avevi avuto 3-4 anni. Ti vedi.
No, che ne avevo sei e lei stetto quando gavei al pigurgio che l'attaccai anche a suo figlio. Sale via, le via però che belli ricordi. Esci, esci. E per forza che me sei attaccato. Stevi sempre attaccato, sempre insieme. Ah, perché loro due stavano sempre insieme? Sicuro, eh? Ma nei molti boschi, a pescare, e col paraumi a montare sci erbi, eh? Anche la grammatica l'ha imparata molto bene, vedo, eh? Via, senti, fammi piacere. Sì? Aggiunta a tu schigna a portare le sue valigie in ta stanza, eh? Valigie? Ma se avranno sì e no tre stracci in tutto. Via, ma che mondi sono questi? Eh no, volevo dire che è talmente poca roba che posso portarla anche su da me, senza che lei mi dia una mano, eh? No, vedo che vieni sci perché così avete la stanza, eh? Voi preparate una stanzetta con due lettini in guardavia e in cascettone. Ma male troppo, Sharmida, no, troppo. No. Mi spero che vi piace. Ah, in sciù letto ve gommi sulle coperte, belle pesanti. Beh. Ma se le pacchi sei già troppo pesanti, mo dice, e ve ne dacco due ciliegie. Oh, no, è che mia mamma in tuo letto se mettevimo sempre un trabiccolo, perché tra tutte e due che avevamo di pe tanto già sei. Mamma? Guarda che qua a Genova, nelle case, non fa mica così freddo come da voi nei fienili, sai? A me non mi hai detto che dormivi al tuo fienile, eh? Ah no? Sì, mi dormiva sur via stalla, anzi che ha in cadu. Certo, e chissà che profumino. Tosca, Tosca mi risponde. E senti. Mamma, sta chiesto il sicché. Ho capito, ma chi se mi incada altro? Non ti avevo insegnato altro, ma lo dico a su quella scia. Via? Sì? Mi piace, amici. Amici, che dovevi diventare amiche voi altre due. Vabbè. Dai, andiamo che ti indico la strada, forza. Aspetta. Non ti avevi detto che ti vuoi aiutare? Sta qui, porti la qui. Ma, che scusa, Sharmida, che mia figlia non è cattiva. Alla che è un po' masciasso, ha bisogno di essere un po' sgrossata, quello sci. Mamma mia, sta sventuda anche non ha riconosciuto manco mia. Anche a Pia, per dire, è brava, onesta, alle quisi perfetta. Ma da un po' di tempo da questa parte hanno messo le vicine in casa. E come mai? Come mai? Lea è mia bella figgea. O me Oreste è un bello figgeo. E tu sai come vanno queste cose. Dove che le figgee in amuele inutile tenì e porte serre. Scusa se li interrompo. Ma lo sa che non che posso anche credere che un povero sciocumeglio sia già morto. A me mi pare sempre di vedermelo spuntare davanti, con quelli belli gettini vispi, quello faccino sorridente, eh? Via, faccino sorridente. Sino che giravano, perché se non faceva buia, eh? Ma quanto è quello morto? Da che in poi sono 2 anni, passa il tempo, non Non sapevo niente, ma come l'è successo? Ah, perché non ti usai? No. Come l'è successo? L'è successo che ti sei che a lei che piaceva tanto mangiare, no? Ricordo. E allora, amico, la sera lì, gofetto, era io con tucco, sci perché è una nava ghiotto proprio, sci. E così lei, o la cominciò, o la mangiò in tundin, 2 tundin, 3 tundin, 4 tundin, è un bello menuto. Senza di ne hai ne bai, la resto lì cusci, in chateau. Oh, mia. E ma cosa ti deve fare? Bisogna andare avanti, eh. Il tempo, la vita va avanti, bisogna andare avanti. E vabbè, Cesira, mia, mi sciolto in casa verso 9:00. Che da sistemare un po' la cucina, vabbè. Da rifare i letti, vabbè. Da fare un po' di spesa, okay. Via. Ho capito. Quelle cose lì. Sharmida. Non mi crediamo, ma che devo dirlo? E dimmi, Zaya. Ma sa che ne c'è dei nano come appare il sogno? E chi? Un po' vi esce con belli. E ma cosa ti dici? Ma sì, un mi dice di stare vicino a lei, che lei ha bisogno. Ma lui è vera quella che diceva in campagna, che ti chiede i poteri. Oh, lui, mi leso qualche fondo di caffè, levo qualche diavolo, ma peccai il No, in campagna i diceva anche ti senti e cose.
prima che succeda. Quelli lì sono usati i criceti del paese. Oh, va bene, perché sono una scia settimana, sì, settimana, un settimo giorno. E lì anche un settimo mese. E va bene, lì a settue, ma ora... Ma mia, non ti sai mica in Astria, eh? No, Non ti sai mica venire a incantare, eh? Io non incanto nessuno, però che devo dire no, quando Succhiello mi ha detto che lei aveva bisogno, io sentivo come se qualche di me spuncesse accettare questo incarico, come se in qualche modo un po' vesciuca meglio mi fesse sapere che lei aveva bisogno, quello sì. Se go bisogno? Sì. Ma te l'ho già detto che go bisogno? Vede? Mi sono stanca di sgubare, tra casa, abitega, me figlio, lo resti le abituo a veghe a pappa bella pronta. E poi più secco ma lei, dove che in figlio solo le come di, palanche veniche e quei non mancano. Cascuse, ma prima lei ama parlato di un certo Alberto? Alberto, dico bene? No, u se chiama Adelmo, Adelmo Cianchi, sì, u se chiama Adelmo Cianchi. Ti sei, Cesira. Mia, la solitudine è brutta, Cesira. È a lua, più secco, ma lei. Comunque, esci questo Adelmo Cianchi, chi me venne sempre a... Ma me cosa vuoi che le dica? Lei comunque l'ha un tipo giovanile, eh? Quello un feto, Cesira. Mico anche un di impeti, ti me capisci? Ma! Sitta, perché questo chiolo non resta tanto... E Oreste, vieni su, mi piace! No, c'è! Vado con Cugnichi a giocare la stecca! T'ho detto di venirci di corsa, per piacere! Ti vedi, mia, che vuoi, no, in questa casa qui! Oreste, vieni che gente! Ma, cosa che è? Ti vedi, ti riconosci? È come a Cesira! Come te cresci, mamma mia, che bello sueno, ma che spalle, che schega che te vedo! Ti è tutto uguale a te papà, Ma come mai te veni qui a Zena? Ma non te l'avevi detto che avrei incaricato il Succhiello di trovarmi due domestiche? E lei non me la trovè. Due? Sì, sono venuta come figlia a Toschina, ti ricordi, ne? E come fa solo a scordarmi quello facimpi delle lentiggini e quelle tre strimi insieme? Sì. Ma ora sei un po' cangiata, però. Esatto. Te cangia abbastanza, te cangia, E tre signori ti greci, e le lentiggini ti crea ancora, Mamma, non voleva più tre signori, così. Ora che te la sei guardata per bedino, Oreste, cosa dici se mi accompagni a casa? Avevo promesso alla zia che sarei rientrata dopo pranzo, sai com'è? Poi si preoccupa, Oreste. Veramente dovevi andare con Gigi a stecca? Ora. Ma sta distante? Sì. E lei sta distante? Tosca. Tre portoni più in giù, perché? E allora? E non ti capire andare da sola? Tosca! E cosa ti devi fare, compagna? E tanto che ti vuoi che ti pigi? Tosca! Sempre la solita Tosca, Succhi, sei al Succhiello? Oreste, vanno in parvi per piacere. Lele mia, quando si attacca il campanello, un pacco lo voglio staccare. Che bello, Tosca, se con Succhiello ti ho saluti, Oh, sa, un Succhiello che è indebole per me, Toschina. Ah, e le? E le non tanto. Oh, Succhiello! Buongiorno! E 4 ore! Oh, quando dice cucina, ma seva! Oh mia, chi si rivede? Allora si arrivede! Sì, se mi arrivi proprio anche. Grazie per il tuo interessamento. Oh. Se non li appetti a sua, chi le manca un sciotto riggia? Ecco, è la tutta colpa, sa! Succhiello, senti, ti deve accomodati per qualcosa da beie? No. In tu venì, mi sono fermò a cattare un po' di fugassa. E poi, siccome non mi piace mangiare secco, mi sono fermato anche in telostraia. E lì ho bevuto. Che fa bene, Succhiello? Dimmi un po', cosa ti ne hai portato? Intanto vi ho portato ove, milen fresche. Anzi, cade,
Non le vede proprio stamattina da più da gallina. Che fine, eh? Perché? Non so dico di mai. Si è fesso da bocca, la vieva le vede da bocca. Ma gli è fondo... Te succhiello, vabbè, andiamo avanti. Beveglia, i fan tanto bene. Mi una volta non bevo più, mesa, dozzina, tutta sempre. Ah. E mummi, un pesci fritti, un lale e un squagotto. Ulale, o se sentio ma, o che venivo una sciolta del corpo. Sempre più fine però, eh. Torna sta storia, chi ti la viesa a puntà, sento votterne. E vabbè, senti un po', cosa ti ne hai portato dei bunchi, eh? Intanto, ho portato l'insalata. Allè, fresca, tenia e bella, che uguale non la trovi manco a Prà. Ma quante ti gavetti sta roba, ah, eh? Sta gattenta, ah, perché sto chiude un po' furbo. Fai io un po' di sconto. Ma senti un po', ma coi? Non ti ne hai portato coi? Stai senti gente che mi pregheia così vista, perché se non come se che hai cuore, ma mi gandi lui via sta maniera. E così non ti hai portato altro? In te l'orto, sì? Ho certe sioli, ragazzi, de sioli i pan, sioli, e poi... Ho certe sucche, ma de sucche che vegessi i pan... Sucche! Bravo! Comunque, veglio a portare anche un po' di salata e dell'altra roba che con i telotti. Le proprio in assago, mo su fiello. O sa, a parte il casotto che fa, però lei è una brava persona e poi è un gran lavoratore. Mi non faccio per vantame, ma sono un gran lavoratore. Non mi piace a me sta in celerbo a cantare come si che a me. A chi ti volevi cantare? A proposito di cantare, o sa, Sharmida, un succhiello che ha una voce portentosa. Ma per da buon succhiello? Dai, succhiello, fa che senti qualcosa. No, non vede niente. Fa un po' toschina. Se che dico, cucciù, canta subito, dai. Va bene. O figlio do biforco do montan, o se na moda bella giovanina, alaia grossepe u peto e anche spalle, alea inappetitosa contadina, e alaia mappa mondo così bel e così tondo. Capisci perché ci vede sempre da ite tue terre. Basta cusci, succhiello. Dimmi in loggio tosto, ti vieni turna su in settimana? Sì, vi porto le patate. Ho certe patate in te l'orto e veghessi. Le patate, i pan. Patate. Bra! Vabbè, via, allora quando ti vieni turna su,
Femmo in conto unico, Veramente, usaieva anche il conto della settimana passata. Ah, sì? Ah, sì, a dire, Signora, ma come l'è simpatica! E che venisse quello che le veniu a Sciarosa Rosa. E cosa che veniu? In ciavello, in te quello posto, quando era la sposa. Ma per l'amor di Signor, fammi a napi già e palanche, che mi ha stanno a dormire. Ma no, che mi scherzeia, è scherzeia. Tanto, la settimana prossima, anzi, domani, se io torno qui. Ma va bene. E venio a salutare a Toschina. Toschina, ma come te va? Senti, Succhello, mi te l'ho già detto quando è in campi e te lo ripeto ora. Con me non se ne fa niente. Ma mi Toschina, ti lo sei. Spero sempre. Spera. Vabbè. Mi vado a fare altre consegne. Vabbè. Arrivederci, sergente. Ciao, Cesira. Saluto tutti. Arrivederci. A roba va a metto da là, Grazie, sì, Succhiello. Bravo. Ma che sciocco, papà. Ma sono tutti così da voi? Oh, sto chiule un meggio! Oh, beh, allora! Ti avevo finito? E casta che sentisci, amica? Mi ho quasi vado a cangiare perché ho viaggio l'estate lungo. Poi torno su e fai i travaggi. Va bene, sì. Mi accompagni, Tosca? Segui, mamma. Tagna con la borsa. Ciao, allora se vediamo ci tardi, Va bene, a dopo, ciao, Vabbè. Mi sono già stanca da tempo, le turna lua da una invitega. E ti o resti di me lo. Cosa ti fai dopo? Ti mi vieni a dare una mano? Ti mi vieni a dare una mano, invitega? A proposito, signor Armida, sono arrivati gli scatoloni di stoffe, quelle nuove, e bisogna spostarli, ma ci vorrebbe qualcuno che mi desse una mano. Magari, appunto, qualcuno con un po' di muscoli, no? Guarda. Pia che io lo so già dove vuoi andare a finire te, e dove vuoi andare a parare. Mamma lo sa che mi andà in tuo negozio a vendere, in butega a vendere le pezze, nulenti i miei desideri, Ah, nulenti i tuoi desideri, va bene. E sentimo un po', cos'è lei che lenti i tuoi desideri, Te lo dico mi, issate tardi a mattina, non fa niente tutto il giorno e torna tardi a sera. Vergognite! Mia, ma non esageravo, Nulla, è tutto vero! Ti non ti capisci i sacrifici che faccio? Te faccio da puè, da muè! Ma vanni via, vergognite! O avvi un po' un rubinetto così? Mia, vanni via da qui! Mia, signora Armida, non faccia così, non se la prenda. Troviamo una soluzione, vorrà dire che prima Oreste andrà un po' a giocare a stecca con gli amici e poi verrà in negozio a darmi una mano, no Oreste, vero amore? E sia. Bravo Oreste. Però, mammina, che sei un piccolo problema, Sei resto un po' a corso dei spiccioli. È perché non sapevi alzarmi, seguivo, non sapevi alzarmi. Ma ora che me che penso? Ma non te lo sa dei vei e palanche? A mia, gli spiccioli? Se ti vuoi dammeli, dunque. Mia, senza vergogna te. Tieni chi perché intanto ti l'hai sempre vinta. Vai, ambula ora, Oh, ambula. Sarà meglio che vada anch'io, signora Armida, perché la zia Angelina mi aspetta, sa com'è, se poi non mi vede arrivare. Per l'amor di signor, a lui avvagni a casa de corsa che non mi arrivi in casa, perché non avete ne a ma, mamma mia, attacca pomelli come lei, non che ne. Lo so, la zia Angelina è un po' pesante come donna, però d'altronde a questo mondo non mi è rimasto nessun altro che lei, finché però non trovo qualcuno che mi voglia bene e si prenda cura di me, vero Oreste?
A mia che sono un po' in ritardo, è meglio che non è nuova, eh? Se vediamo i negozi poi ma. Salve, signora Armida. Ah, quanta pazienza che me deve. Mamma mia, mi come sono stanca. Da stamattina che sono in pe, me pada veghe a gugge in ti pe. Mia, ti Gioacchino ti mamì, eh? Ma se ti vedesci per da bun tutti gli sforzi, i sacrifici che faccio, ti me da esci in amanti, me da esci in segno. Oh, segno! Salvita, salvita, è a porta aperta, cosa faccio? Intro? Ah, quello succunde, lo resti con un sere mai opportuno. Cuvegne, suadermo, cuvegne! Buongiorno! Oh, buongiorno, Sciadelmo! Disturbo? Ma che manchieva, ma cuvegne, cosa c'è? C'è del sabbie? No, cuvegne, cuvegne, cosa sette? Passava di qui per caso e mi sono detto, andiamo a vedere un po' come sta Sciadelmo. Ho fatto bene? Oh, l'ha fatto benissimo, Sciadelmo! Ma cosa che senti? Uve qualcosa della bella e posso offrire qualcosa? Non so, in rosolio, no. In alcherno! Che ne vuoi sbattuto, me la portai per le fresche fresche oggi. Non sei di sturma. Piuttosto, mi è venuto per parlare di un affare delicò. Delicò? Delicò? Beh, sì. E allora cuvegni. Se sentiamo chi, vicino, vicino, così, come dice tutto. Si ricorda l'altro giorno che si è parlato di mettere su in biteghin de pomelli? Ah, era per quello. Sì. Sì, sì, che me lo ricordo. E cosa la pensò? Quell'affare lì uno si può fare. O costa troppe palanche. E mi ricresce a dirlo, ma ora come ora a me non ve l'ho. E se l'affare l'andesse male, mi, dove mi attacco? Oh, ma Sciadelmo, che l'ho già detto. Se lei è una questione di palanche, che posso pensare? Che faccio in prestito, mi sono seguita di lei, sono seguita che i miei di me, mi saiescono ben riposti. E poi perché io dovrei ma e i clienti veniescono da mia a catare stoffe e mi e mandieva da lei a catare i pomelli. Hanno lei una bella pensata? Vaga a pigiare il palanche. No, non posso accettare, non posso accettare. Oh, con un fascio soggettuto. Ho detto che il prestito vuoi in te. C'è proprio una gran donna d'animo e de cœur. Senti, cosa fermi chi a segna stasera? No, lo posso approfittare. Questa che in posito e cusenta, che bello programma. Prima se segna e poi se ciacere un po' di nostri affari, eh? E se in tu da scuole, detto che l'uomo non è de legno, mi venisse qualche idea. Come mi temo? Ma via, Adelmo, mai sono cose da dirse queste? Oh, signor, ma cosa mi hai fatto mi per meritarmi una donna? Così, E anche ti, povero Gioacchino, in ta te breve vita non ti avrei fatto niente di particolare. Ma almeno ti tebe o de lei. Sei beato di lei! Ma come lei è poetico, ma mi fa venire tutta russa! Vaga pigiaghe e palanche! Pomelli! Ma per l'amor del Signore, mi metto su una biteghina di pomelli. Ma figuremese! Mica dico sempre, quelle travaggiare state madosso e fammi travaggiare meno che posso. Mica con ste palanche che pago i debiti e gioco ai cavalli altro che. E ti? Vedi, bellino. Ma come l'ha fatta Maiata, eh? Come l'ha fatta? Perché ti manima? Mia che chi, ognuno fosse, eh? Anzi, tu sai cosa faccio? Te metto a testa in su, così non ti mamici. Oh! Oh,
Ma, buongiorno. Che bello faccino, chi sei? È sempre domestica da Charmida, eh? Ah, bene. Sì. E lei chi vuole? Tosca. Ciao garattello, ciao garattello. Mettiamo Adelmo Cianchi, per servire. Mamma, o fa un servo a noi altri! Ma ti che questa città? Ma no, voglio dire che sono in cavo amico di famiglia. Ah, in cavo amico, le stesse parole delle... Ah. Ecco, c'è Adelmo. Ah, ora già conosciuto. E viene da campagna ed anche su chi... a famiglia domestica a Cesira, sì, e a Tosca, sì, sì, che sono bravissime. Piacere, grazie. Ecco, questo lì è quanto sia fatto io. Sì. Se poi non bastessa, non ho fatto che dimelo. Sì. Un messa di lui per piacere, perché da che in poi le torna lui da una bitega. Lui, non so se gli ha... Ma come uno sa? Non go presto ore, le io di me povero Gioacchino l'altro giorno, perché se non l'aveva perso? Beh, veramente, Charmita, mi voleva parlargene prima, ecco. Ma non l'aveva mica persa anche quello? Che l'ho detto, voleva parlargene prima, ma poi c'ha la cangia discorso e allora... Forse io cavo, il relegio, che funzionava, che pesava non so quanto, ma come un affetto a perdilo? Oh, Charmita, mi sono dolente, so. La tenente perdere l'aiuto! Ma un po' sita! Mi schema come ho fatto, mi arretristai, io gioco... Eccoci tanta beltà! Coraggio e pazienza, se mi sono lasciati già un po' dalla disperazione, ma... un capià che era l'aiuto! Un funzionario, il ricordo di me povero Gioacchino! Ma come l'ho fatto a perdere, ma perché? Anche o Gioacchino non se la via, ma l'estate è una disgrazia, non le vea Gioacchino? E come mai l'hai messo a testa in su? Che la gio ritretto? Che è stato in Tosca, che è scometto, eh? Ma me no, eh! Che vuoi un po' del rispetto per questo povero? Ma chi vuoi che... Ma chi vuoi che la GGA? O sei accaduto da solo, no? Ma sanno che pensi, Charmina, vieni che la compagna abitega, eh? Sei a meglio perché che sei a Zappia per aspettarmi. Nemova. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Che Cesira, stasera, per piacere, apparecchia per tre perché usa ferma il suo Adelmo. Va bene, va bene. Grazie. Ciao. Lo resto pure, piace. Vabbè, ho capito tutto, Grazie. Niente. A me quell'uomo lì non mi piace niente. Ma manco a me, hai una faccia da gancio. Ma ti che dove sta sita? Vani un po' allora, cioè. Ma allora, ti puoi dirlo e meglio. Ma Vani, che ti chiede la va il monte de patate, Te sentio, lo resto ovvio pure, Ah, ovvio, perché ho legato i denti. Ma ti vuoi finirla? Vani allora, cioè. Ma ma bisognava baciare i pe a sta gente chi e la fa qua spiritosa. Dai, chi che è un bello caro. Chiamo da mangiare, da bere, da dormire e ne pago anche, dai. E poi, ma mia chi? Ma su chi le tutti in altro ambiente, Ma sì, ma tempo, due o tre mesi, a Toschina mi venne asciutta lei una signorina di Sitte, sì. E speriamo che qualche suo noto di buona famiglia possa appigge, perché quella lì ha le proprie un accidente, Vabbè, sì, cominciamo a levare un po' di più, Cominciamo da lei. Povio sciocomelie, mi sa tanto che la sua vidua a se feta bindulata con lui da Merinli. Sì. Quello lì si è messo a fare la mucca Charmida, ma l'altro a Vigna de Cristo, godigomi. Che freddo che si è fatto tutto assieme, come mai? Ah, ma che deve essere qualcosa da bere. Sì. Ma che? Mi lascerò. Oh, Madonna! Madonna, quegli occhi lì! I mamma mia, proprio me! I mamma mia, proprio me, quegli oggi lì! Cesira! Cesira! È morto! Oh.
chi l'è. Oh, Sciangiolina, che venie. Ciao, Tosca, ciao. Ma ti che l'hai detto a tua mamma che voi avete? Glielo ho detto, sì, ma le da vecchia non è tanto pa' quale. Oh, anche lei, eh. Oh, mia, anche io non so proprio cosa mi sei cessato addosso. Ma a me un po', come stavo? E c'è un gago in una bella faccia, Sciangiolina? Ti dice, Tosca. Non so proprio cosa mi sei cessato addosso. Ma vi ha fatto mai qualcosa? Sì, perché beh, sono stata invitata in rinfresco. Si sposò a figlia da Sciabardotti. Che festa, che lusso, che eleganza, che sperpero. E cose ghea, da beie, da mangiare. Antipasti, primi, secondi, conturni. Ma poi proprio una festa a Palazzo Ducale. Ma mi spiegò un po' chi è l'angio, proprio mangiò proprio poco. E poi le stato servito giusto, che è una suppa inglese che le ha proprio buona. E non mangiò 4 o 5 porzioni. E poi che hai confetti di sposi. Ma non mangiò un solo. Ma secondo me vuole essere proprio quello che mi nauseò. Cioè, in confetto? Sì, sì, in solo, in solo. Sciangiolina, ma siete? Le hanno più una buffa serie in freschi, o sa o no? Cosa ti vuoi, Tosca? Fammi piacere, vanno in pace a me a tua mamma. Ah, cosa ti vuoi? Mita, me vita non fa altro che nada, meghi, da spessier. E niente le serviva niente. L'altro giorno incontrò la Sciarmida e mi ha detto che tua mamma qui a Querbe sì. Che fa i decotti e tisane, impiastri. E allora mi sono detta, tanto sono erbe, ma non mi piove fare. Chissà, forse riesce anche a guarirmi da tutti i miei malanni. Dai Tosca, fammi piacere, vanni a chiamare tua mamma, vanni. Ma mettiamo con chi? Berlin, che secca calesta, chi manna si tiene di la manda? Oh, questi souvenir anche. E non penso mica a chi sta ma. E penso solo a divertirsi, a fa baldoria. Sì, lei come me ne sa pia, anche lei, a volte che dico. Oh Pia, fammi il massaggio a questo braccio come fa proprio me. Fammi 2 panicati per questa gamba. Per questa gamba. E lei? Niente, a sbuffa. A gadaffa deve andare, l'aspetta. A gall'appuntamento. A non pensa mica su l'alla, tutti i sacrifici che l'ha sempre fatto per lei. Quanto egoismo che ha questo mondo. Ah. Ma ora, questa Cesira, cosa l'aspetta? Se mi manda c'è me, deve anche sbrigarsi a venire, no? Buongiorno. Come sei che io, Sciangiolina? Lei nua, che aspetto. Oh, in nua? Sono 5 minuti, anche troppo perché mi ha fatto una testa come una corva. Ma finiscila un po'. Scusami, devo settare perché anche io mi tremo fino alle gambe. Che treme gambe? Sì, 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 sì. Oh, assavese mia. Ah, mattina, come mi treme gambe? Quando è chiamo da un letto per andare in bagno? Traballo tutta. Che se non stai attenta, che caso dentro. Ma cosa sai, Cosa sai? Ma cosa gamo, mami? A me preoccupa, mi non l'ho mai vista così. Sono venuta a fame che ama, sta chi alle cimarota di me. Che sente, Sciangiolina? L'altro giorno sono svenia a quinto salotto e anche io mi sentivo un po' debole, l'ha capito? Oh, capio, capio. Oh, anche me mi capicchia di svenire spesso, eh? Ah, oh, vigilia di quelle testepe terra da restare secca.
e poi sono andata da un medico. Cioè. Ma trovò per sciunerta. O ma ordinò i salassi. Oh, Però poi non mi è successo. No. Sì. Sta che non è una donna, lei è un spiambulante. Finisci la cosa. Vigine ci tossica tu d'egua, fammi un piacere. Le avevi qualcosa? Tosca, egua mi no, Ma mi è un po' letta vetrinetta, che è una botticetta di liquore. A erbe, E dammene in gussin, sì, in gussin. In gussin. Bella lei, Amira, a poi a casa so. Cosa aveva fatto Zira? Le tanto che frequento questa famiglia che ormai conosco tutti di questa casa. Le come sfissa proprio da famiglia che... D'altra parte, cosa vuoi? A Pia lo resta e sono quei fidanzati. Sicché. Capisce bene. Ma Tosca, così? Non so chi sei, né chi sei, meglio. Ma da già in strasso, chi sei? Allora, ciao, zia. Per tornare a sì. Mi go tutto il malessere addosso. Dolori da tutte le parti. Non digerisco bene, mi sento tutta gonfia, non dormo né di notte né di giorno. Ma che sei anche in coma? Cosa fa? Cosa sei a? Cavio mica preve? In boccato l'è. Anche a preve me che mancava. Ma nulla è niente, ma nulla è niente. Oh, che mi sta che venga a sentire, che mi fa con piacere, che se ne va a casa. Prima di infiarsi nel letto però, che si fa una bella tisana de malva verbena, la capio? Malva e verbena. Poi a sei infiare nel letto, a fare una bella dormita e domani a lei un'altra. Ora però che paga, Si dice, dice, malva e verbena, Chi sei perché mi... Sono proprio queste gavelle a fare a testa. Come affetto. Oh, ma come mi gira a testa. Ma curieva mandava il suo figlio a accompagnarmi a casa. Boh, proprio poi ad è casa per strada. Sì. No, poi io torno. No, devo troppo da fare, non posso mandare. Ma per piacere mandimi che. Per piacere mandimi che, perché mi go proprio bisogno di una bucata d'aria perché mi sento in ocelini in gaggia. Mandimi che. E Saturno? Ma chi, mamma? E niente, Saturno. Saturno ci amica, cosa che dico mi? Niente, mamma. Perché? Chi è tutto a posto? In cucina ho finito. Per piacere mandimi che. Vanni allora, vanni! Senti Tosca, ti mo fai incinsato, sciù, in tabitega San Lorenzo, a pigiame, a malva verbena. E mi che posso anche a ma per niente non faccio niente. Tosca! Vabbè, stai tranquilla, ti ricompenso. Questi sono venuti anche... Fai a sentire allora Tosca, se ti vende quella bitega lì, pigimi anche un po' d'erba papuia, te capiu? Erba papuia! Erba papuia per fare le cose! A me serve! A me serve appena scignua! Qui una casta che vicino! Vabbè! Ma chi è? Famo gente ma ce l'ha? L'altro giorno ho visto se mai come curiva a prego, va bene un cotello grosso così. Oh, le anni vi sapevo con troppa, Cavaga ti piace, cavaga. E ti tosca, lo fa come ti ho solito, Che ti seggi chi tra 10 minuti, 10 minuti. Mumma, 10 minuti non mi basta mica, Andiamo. Sì, andiamo leggera, La saresa mia che non mi caccia per terra, andiamo. Per mille amici che ma ce l'ha. Andiamo. Però mi bisogna che mi dica un po' il scrullone, Non posso mica andare avanti così, Mi me devo convince che l'altro giorno non ho visto né sentito niente. Per forza. Però perché mi sono trovata a quel gapetera? Ma spero se sto anche a viaggio, a stanchezza. Però guanco un addosso questi brividi di freddo. Cesira! Che donna, mia assaglia, come ritaglia! Cesira, non avevi puia! Come non avevi puia? Oh, Cesira, ti mi ero tu belì! Oh, madonna! Con tutta fatica ho fatto per venire! Almeno ci siamo tabellini di pazienza che stiamo a sentire! Non ho fatto tempo a entrare che te caita lì come una peia fredda! Ma mio vedo! Ma lì non mi uscì come lì!
Ci siamo stati prima ti avevi detto in carne e ossa, ora ti dico in spirito e anima. Ma lei non è morto! Ah, se l'è per questo, morto e assotterrato. Oh, assotterrato! Solo che siccome Gaia in una faccendina sistema... Un letto rosso! Brava. Mia, assettemose. Assettemose. Ma non mi fa niente, niente, eh? Stanno tranquilla, mettete lì. Ma sento lì, colè. Tu non ti devi avere puia di morti, devi avere puia di vivi. Ma sento, sta che lì, eh? Sì, stanno tranquilla. Assetto chi, eh? Sì, lì. Ah, la fa, mi assetto, va bene? Oh. Allora, in primo momento cominciò a farmi vedere da te, in segno, e dai una volta, dai due, dai tre, niente, non ti mi consideravi per niente. Allora ho deciso di farmi dare i permessini e sono venuto. Un se fede da un permesso? Sì, ma intendiamoci, e non da mica tutti, eh? Però, con i miei trascorsi, sei ghetto da piccin. Tutte messe processioni che mi ha fatto pigiare l'armida. E poi per ultimo, su sto fre, in ta venerabile misericordia. Ah, oh, capito. Allora bisogna essere a comandei anche lasciù. Sta sentito, Cesira, meno goccio tempo da perdere, vabbè. E mi hanno detto 7 giorni di permesso. Intime le ha fatto perdere. Oh, mio capito. Ma meno che sono mica abituato a parlare con i morti, vabbè, eh? Vabbè, bisogna che ti abitui, vabbè? Mio ho bisogno di una mano. Come si dice? Una mano lava l'altra. Tutte e due lava la faccia. Brava, brava. E se ti metti una mano, ova? Mi, quando sei alto è il momento. Vabbè, ma prima o poi, Cesira. Quando sei alto è il momento, mi te dai io una mano, perché lasciami, mi sono fatto di amicizie, eh? Sì, sì, sì. E intendemosi, in una saranterellina non te mai seta. Che mettiò una parolina buona così. E a cosa doveva farlo, amico? Beh, ti, Cesira, ti conosci... Cosa ne sta che vola? Che così? Sì. Allora, Cesira, ti conosci me, Mugeno? Sì, cioè, vabbè, a me è vidua. Sì. È una santa donna. Sì. Una mujer esemplare. Una lavoratrice, non ne parliamo. Però, da un po' di tempo insano che ci qua a testa. E cosa vedi? E vedo di che... In te primi momenti, dopo che mi... lei avveniva tutti i giorni al Campo Santo. E mi gai a tumba, ci bella, ci lustra di tutto Campo Santo, gianca bella. Lustra, tutti i giorni in massa delle sue neve, che mi diceva quanto spreco anche in giorno sì, in giorno no. Vabbè, lei niente, manchi in erbetta, tutti i giorni si mette a giù e la va, tutto, in orgoglio, bella, cioè. E poi alla cominciò a venire un po' meno di spesso, e una volta a settimana, 15 giorni, 6 mesi, oh, ti vedessi mia galerba, erta così, una vergogna, ti cercavi a mano, lì che ne ha amici, mia, una cosa, le proprio vea, a santi e veggi, nuga dando incenso. Capisco com'è lì, ma su Emoge ha anche un tipo giovanile, ne parliamo l'altro giorno. Non so, vo sentio. Le ha anche un di impeti. Vabbè. Ma mi, se lei si fa una vita, mi non mi dispiace. Sì. Insomma, vabbè. Ma non con quell'elemento, non con quella delmo lì. Ma no? Ecco perché. Perché? Perché? Perché l'han detta fassa scabuttata da peggio specie di uomo. Da un cusega ai cavalli. Il gioco perde. Sì. Lo diceva, adesso mio amico, perché lo amiava me palanche. Sì, sì. E mia moglie pensa ad essere pigià perché l'è bella. E ora la fete una montagna di puffi e ve sistemali sposandola. Ma cusso me dice. Sì. Lei, ho anche detto, un mero lei o do, quello boom. Ma sì, sì, quello che l'ha perso. Si è perso. O l'ha venduto, per giocare i cavalli, l'ha venduto, sì, come la pigiola, sì, l'ha venduto e basta. Ma quello lì, mi però, quello lì, io lo conosco come tipo, mi non mi è mai piaciuto, e mi ho sentito spesso di brigio fin da lassù, e sono venuto su. Oh, capito. Ma però, Sciocomelli, perché a me mi dice queste cose intime? Mi sono una contadina, perché non la para su e mugge? Perché la para? Perché che è emotivo. Come che è emotivo? Mi faccio vedere da te, Cesira. Perché ti diciamo che ti è come dei poteri paranormali. Se ci ti fai vedere cose che gli altri non vedono, anzi, se venisse o a qualche due,
A me non mi vedeva, non mi sentiva. Ti dai l'unica che mi può vedere, mi può sentire. Ora quindi mi devo fare da tramite tra lei e suo moglie. Brava. Ti devi cercare di convincere l'Armida che quella del mulino fa per lei. Se poi non ti risulti, allora che pensioni? Ma perché? Cosa va in mente? Non so, intanto ora non mi metto di qui. Come non si metto di qui? Ma mi devo fare il travaggio, non posso mica fare l'olio in morto come Dio pecca, eh? E no, eh? E poi guanti da preparare, senca sciocco. Ah, senca? Cesina, ti sei così brava, fatto mangiare. Cosa ti fai da buco? Cosa ti fai da seia, vuoi fare un po' di trippa. Trippa? Mia, stanno sentendo non me ne parlare perché lasci. Sì. Se sta benissimo, eh? Sì. Ah, padre, sente in grande albergo. Se mi servì, e riveri di tutto punto. Ma in quanto a mangiare, Gian, dimmi un po', come ti prepari? Allora, a taggio, tutta bella striscettina. A striscettina? Poi metti un bittiro, formaggio, anche sempre, c'è anche un po' di peglie, sa? E te sia un lettino, bella fresca, anche quelle lì. E tu mattina, che buca che sono quelle, punisci. Mamma? Sì? Ma ti parli da sola? Me? E no, Veramente quando sei in tre se senti a parlare di trippa di siolette tagesi su tizio? Ah sì, va bene, diceva, cosa fa qui per sega? O penso un po' di trippa siolette, ecco. La trippa resta buonissima, però le cipolline buone, va l'alito poi Oreste. Ti fermi qua, Sì, lascia Marchesa, e tanto non ti devi mica baciare nessuno, E a te chi te lo dice? Mio lume Oreste, erto come sei nonno, belle pinte donne come sei qua. Ah, perché anche lei, Anche lei così? No, diceva, anche lei si ferma chi a mangiare? Ah, alla di tua che si ferma chi, ma... Ah, vabbè. Tu un po' preoccupato, Vabbè, mi fa qua a preparare, sai che se non si mangia, Anni, che adesso mi ha controllato la faccenda. Stai a vedere cose. Ma mi sono un po' preoccupato per te, ma fui a come il più giovane, Ah, se fino a scordare l'erba da Puglia. Ma vado in cucina a portarla. Mumà! Oh, mumà! Vieni, Oreste. Ecco, vedi, mi sono ricordato che devo fare una cosa di là, Stai qua, aspetta tranquilla che tanto adesso arriva mia mamma, Mi pare che piace ciò amore che ha bionda. Quella lì con quell'aria da ingenua mi sembra un santino appiccicato alla parete. E poi Oreste, da quando l'ha rivista? A bionda leggiosa. Oh signore, tu che da lassù vedi tutto e tutti, guarda anche me quanto sono bella, ma nessuno se ne accorge e chi se ne accorge non lo vuole riconoscere. Ah, ma perché sono solo astiosi, gelosi e invidiosi, sì. E sta chi è voleva mai asse come è, figlio? Ah, meschinetti negati. Toli! Oh, la rive! Oh, via! Buongiorno, signor. Tutta sola, sola? No, veramente tutta sola, nulla. E passavo di qui per caso. Anzi, per caso no, perché la signora Armida mi ha invitato a cena. Anch'io sono stata invitata a cena. Ah. Sì? Mi fa piacere. Pia. Sì? Pamio e vedo in salotto quei tendini a croce, in pendolo in tuo canto e una figgia bionda vicino al barcun cui delicore camo in te mano. Cos'è lei? Punto Cruce o Orla Giorno? Per essere in uno se ne intende. Uno sei amica un po'. Figlia, nome teneo e piccino, come passo da divina commedia. A parlantina non che manca. Pia di Tolomei, bella come lei. Farabitto, sta chi la imbarruga come a me? Signora Delmo, se la sente la signora Armida. Armida? Eh sì,
quello gambo de selo. Gambo de selo a Mernida? Ma Oreste che fa? Lo vado a cercare di là, eh? Ma scappi subito? Sì, ma poi torno, eh? Sono vedete che castagliava anche lei? Ah, sta che scicca le vita. E da che po' quando sei io entro in questa casa, allora scicca che sei da divertirsi. Sì. A piglia, a tosca. E perché no? Anche a Cesira, bella trugnelotta. In corpo anche lei, sì. Quella bellingua di me, bugia, si lamentava di me. Quando sono io entrato qui dentro, dopo aver mangiato l'armida, tagliamo a vedere. Voglio cambiare tutto il guardaroba. Voglio andare a sala corse vestito come in Milord. Accattiò qualcosa anche per l'armida, perché non mi fa sa fare brutta figura. In fondo mi sono generoso. Ti, ma sei esci buono a dare via temo, per fare qualcosa. E ti, quando mi sei entrato qui, ti sparie. Non tu calma e ritreto. E cosa ti che vuoi fare? Alla detta così? Metti giù un metro. Buonanotte, vecchio bellino. Oh, no, non ci ha, no, no! Bellino, la c'ho. Ma che qualche barco aperto? Barco, un avvento, dai, dago mio. Senta quella lì. Ecco, e morì correste, e se parlava, e se vivo cusci bene. Niente, alla rielle. Ero preoccupata. Quando che dà un piebale con la leale in naso. Tosca, che mi ha qualcosa da verso, che è una bicia qui? Te dago mie bicie. Una sei a sua Delmo. Tosca, questi che ti ha già? Niente, go, niente. Cosa gada mi ame così in bambulou? Tosca, vita mio, e vedo una casa di campagna. E con fuori ci schiena, drento de vegge pignate de smalto scorso, vedo un tumo, un romanino e un bacico. Amiame mi, le vedo bacico. Come le scemo? E una resta d'aggio qui masso di siole che è pendant da ingaggio. E è pignate de ramo, e a brocca pelegua, e una figgia di scarsa. Ma questo non sa vicine, eh? Oh, non sa vicine! Perché se no, se no, mi che ti non sto qui, eh? Oh, lascia stare un meritretto! Calma, calma! Non te faccio mica niente! Anzi, se ti stai brava, te fai un regalino. Cosa ti ne dici di una camicetta nuova coi pissetti? Eh? Al posto di sta chicca lei può troppo adverviare, no? Ma senti che farà vitto. La camicetta nuova coi pissetti? A ma regalia un megalante, eh? Lei intanto può se vaga a cattà a papalina e sciarpele di lana e può vaga a dormire, veggio, ma chicco! Bravo! Ti l'hai messo in riga. E ti metta a Vanni, Vanni, no, che ti casietta, re. Ah, Delmo, che sorpresa! Ha vinto ora che siamo tutti! Un esacchì! Dopo ci aspetta, ho fatto il cifito di quello che pensavo e mi sono detto, vediamo se un po' sputta caso. Sputta caso? Ma chi non ti spiega per caso? A Sharmida in casa. Ho fatto bene? Ho fatto benissimo, ma proprio stasera ho fatto più tardi del solito. Ecco, se vedo un travaggio, le ho travaggio. Sì, dicela lei, cosa le ho travaggio? Le ho sa. E piuttosto, Sciademo, pure lei, ho gamiao bene in casa? Guamiao, gorri mio, ma niente da fare.
Per forza sto a chi che l'ha un braccio quello delle scommesse. Pensavo di avere un posto su Cumò, ma non è. Cuba mia, un po' bene cosa fasse venire in mente per piacere. E faccio qualsiasi sforzo, o fino al ritiro di mobili, o a minaccia proprio per terra, sulla banca, sulle carene, ma pure lei non è. Sarmina, lei con questa questione d'orologio mi fa sentire in colpa. Così non ho manco coraggio di domandare. Di domandare che cose? Che cose? Un giorno ho visto chi in casa. No, sono troppo imbarazzato. Dai, scivola! Ma ora non che metti mica suggestione, ora. Anima mia con quelli giù languidi perché se tocca. Ma che freddo che si fede tutta assieme! Ma che debisce in questa casa? Veramente no, spifferi non che ne mai stati, ma non so. Allora, cosa mi vuoi a chiedere? Una volta ho visto chi in casa, in bello bastone da passeggio, con pomolo d'argento. Almeno, amico, ci mi pare, ecco, poi... Ulea d'argento, ci ulea me bacco da passeggio, su cu! Bello, via! Ulea un bastone da passeggio di me, povero Gioacchino! Ma come mai che questo ritreto chi? Ulea di lungo giau? E come mai? Ah, sì! Sapete che in questa casa che sono gli spiriti? Gli spiriti? Un fanco spirituoso! E quando che vuoi, Cosa sei tu? Ma dove? In testa. Ho sentito il corpo come se qualcuno mi avesse detto in scupa su. Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, tornando al bastone, cosa mi vuoi dire? Voleva dire che dentro con me mi si è rotto. Se poteva prestarmelo per un giorno o due. La vecchia Isabella che capiami. E mico presto vuoi in te, però non voleva che facesse a fin dure lei, Anche questo l'è perso. Sarmida, lei all'andia in paradiso. E questo passo non che vado a seguire. Con la mia sciadella sono seguita che anche un me povero Giacchino saiva d'accordo. Insomma, apparisse chi davanti non mi faceva nessun rimprovero. Che diceva Giacchino? Le via che te è contento se presto te bastun da passeggio alla Delmo? E come no? Eccoci via, se per fa, ma che freddo che è in testa casa chi? Cesira, ma sarei poi per qui, ma cosa che avrei, caluri? Per cui sono di sarei, Scusi, ma non ho confetto l'abitudine. Ma Cesira, ma l'abitudine a cosa? L'abitudine, non mi ricordi a ciò. Non ti ricordavi ciò che cosa? Non mi ricordi a ciò che uscì a dare non si fermesse chi a mangiare. Ma Cesira, non ti mi vorrei mica dire che non ti preparavo qualcosa in ciò da mangiare? Sì, tutto a posto. Sì, ma non stai a preoccupare, mi tanto spilicco qualcosa. Un spilicco, un avevo a dispensa un spilicco. Cesira, c'hai un po' a Pia che doveva fare un'ambasciata nessuno. Ma niente, sono da qui, in arrivo tutti e tre, sono inseparabili ormai. E per forza, hanno stato attaccati come a Caighe, sta qui. E Pia, senti, sì? Mia, ho incontrato te Lalla, ti aspetti subito a casa. E cosa c'ha di nuovo quell'angosciosa? Niente, a sta meglio perché alla pigiou. L'infuso da Cesira e a sta meglio, ma non fa altro che andare in bagno e quindi sai a meglio che ti vaghi a casa. E sai che goduri allora, E vabbè, allora vorrà dire che mi fermerò a cena un'altra volta. Oreste, mi accompagni, vero? Veramente, mi è venuto mal di testa. Ma come? Una volta avresti fatto carte false per accompagnarmi. Ma allora, via. Non mi fa un caso di insiste. Se un me povero resta uno sta bene, non è proprio un caso che ti insisti. Esatto, mamma. Oh, anzi, tu sai cosa fai? Cosa? Siccome a Figgea ha ragione, perché che schiu e ai purievano infastidila. E allora l'accompagnevo mie lei.
Ah, sì, se fa due passi e intanto ti conservo l'appetito. Non c'è bisogno di cussarlo, quello. Andiamo, va bene. Prego. Grazie. È Lero che va con gli altri? A Lecchi? Lecchi? Non so, Lecchi, chi? E cosa ne sono, Matiletti, tutti? Ritorni in cucina per le vecchie, vado a finire. Vanni, vanni. Amico, la donna a me preoccupa, eh. Vedi, quando si è trovata lunga chi distesa per terra, all'aveva fin a perso a parola, e non faceva che tremà. E sci che ti ti conosce, eh? A lunga puia manco di diau. E senti che è da mia amica così? Fatto schetta. Come Orest? Tutto se lo sei. Più sai che non ti è proprio cangiato. Ah no? De fu a scima, dentro te ha resta a tuschetta che ho conosciuto quando eri mio figlio. Ah. Oreste, ma ti ricordi quando ti venivi su in campagna e andavimo a fare i sati in tuffè? Sì, sì, e poi quando andavamo a descasi in tuscime a pescare curitini di pesci. Sei brava, eh? Ti ne pigiai sempre ciò che mi, ti me fei in raggia, ti me fei. E poi in trego te sempre stetto, te pigio del tuo emu, eh. Ma mi me ne accorta che te il geuso, eh. Sì, mi te chiamava il signorino, perché te mandava sempre feo vestio a festa. Ma mi non sono mai stata in suggestione con te. Anzi, mi divertiva più con te che con le mie amiche, a Giulia e a Rosetta. Ma per forza, te il masciato te. Ah, ma sono un po' cresciuta però. Sì, sì, sì. Te cangia. Anzi, vedo un po' che vorrei approfittare per dire qualcosa. Sì? Dimmi. Ecco. Dimmi. Da quando te è tornato? Sì, sì. Dai, Oreste, addio pia. Un'altra luce, ecco, vorrei. Oh, fratello! Oh, mi fa morire da urire! Le ha già successo con il mio amico de. Ma... Cioè, cos'è che è? Niente. Alle pronta a segna? A segna? Che segna? A segna! E resta, scusa, eh? Ma cosa ti che hai fatto? Mi? E se mai cosa mi ha fatto lei a me? Tutto se ne può. Ma a me sta dentro chi? Ma capisco proprio. Se ti aspettavi un minuto in giù, ti ho capivi anche te. Un sacco se fa suova. Vago a pigiaghe un bastun. E mi da soli non li lascio, eh. E se fanno una smossa sbagliata, ziba che! Wow! Mamma, fuori te, vada via, eh! Oh, bravissima, santa donna! Ciao, Michele! Ciao, Tosca! Siamo venute a trovarvi! Oh, ciao! Oh, Tosca! Tosca, ma come vi sei sistemati bene? Ma che bella casa! Ma come è elegante, del lusso! E ti come ti te trovi, eh? Ma che Dio, vedete, i primi giorni è stata un po' dura, ma ora devo dire che stavo facendo l'abitudine. Rosetta, vieni a vedere questa vetrina. Guarda com'è bella. Guarda quanti piatti. Ma Lua, ha finito? Ma ve vuoi far riconoscere subito che venite a campagna? E questo è il signor Pomelli. Ti ricordi? Oh,
Ti ricordi quando regalava il gelato Oreste che lo comprava anche noi? Oh, sì, sì. È tosca. Ed è travaggio. Cos'è fei? Mentre mamma male in cucina, mi fa sui travaggi. E da pulire il salotto, a sala da pranzo. Ah, perché non mangiano in cucina? Ma come lei è ignorante. Ma chi che è sala da pranzo, E poi che avevi fatto tutte stanze, in quella da sciarmi, in quello letto, che tante di quelle coperte pesanti, ma pesanti. E poi in su un cascettù, che tante di quelle belinate mia che... alle vaghe a più che vergine mia. Cosa che tieni addosso, Ma che tieni delle buccette, buccettine, statuine? Mamma ne fa petere qualche d'una, E non ti brontola, no? No, gli altri no. E mai alle mie mue che mi gira di aver fui. Tu sei sempre stata fortunata. Tosca. E l'Oreste, come l'è l'Oreste? E l'Oreste si è fatto proprio un bello sveglio. Sì. Oh, Giulia, ma ti l'hai vista che faccia che l'ha fatto? Mi dico che piace. Ma figurite. Ma... e poi io che la sa galante, Sì? Davvero? E com'è? Com'è? Ma come sei curiose! Alle tutà. E titi tutù tatà. E titi titi che hai fatto un bello pensierino in Scialoreste. E ti invece in te quella su che non ti è proprio niente, non è mica come mille, Lei è elegante, ha pa anche calage studiò. Insomma, guarda la taschera, Dati già, Toschina, ricordite che ci volte, bacio a pratica che a grammatica. Ben arrivato. Ciao. Cesira, Cesira, ma che brava che ti hai fatto un caffè. Seguio che ve l'ho fatto. Se non voi altri, tornei show paese di quella curiosa di Cesira non ha preparato mai un cicchino di veleno, Mio so. Ma vedi chi è bello. Mettete tutto su che vuoi perché chi gene. Ma allora, ne conte qualcosa? Giulia, come siamo da qui? Ti le trovo galante? No, Cesira, no. No? Anzi, quando ho finito di bere il caffè, me la daresti un'occhiatina al fondo della tazza? Sì, io altro che. Ma perché chi ti crede a quelle cose lì? Ma mia, lì. Hanno che crede e a me pigi anche in giro. Ma tu non ti medie, Tosca, che non ti è curiosa, Ma curiosa, sì, ma mi credo a quello che vedo. Ecco, Cesira. Allora. Quinta tu mi vedo... Ma chi vedi in uomo, Un uomo? Sì, ule. Distinto? No, sto chi mi pare ci tosti ma pigio. E poi? E poi basta, un amico cinematografo sta a fare qui, Ne ho visto uno e via. E in tamè cosa ti vedi? Allora, in tatu mi vedo in campo. In campo? Santo. In campo santo? E poi volevi farmi credere che non c'era una storia fra te e Bettino di Carasco. Non lasci me perdere. Tu sei a stua qui. Che fai? Lo succhiello, dai, vai in qua lì. Succhiello, che bella sorpresa! Ma mica guai, un lede lungo chi? Vieni, succhiello. Buongiorno. E quattro ore. Torna! Yeah.
sia che si rivede. Cosa che fai, viata qui? Noi siamo venuti a trovare la Tosca. E tu? Mi sono venuto a portare patate. E il regalino pa Tosca! Fugassa unta da recco, per chi ave le cada cada. E a fugassa unta ti tate niente braghe? Grazie Succhiello, non ti dovevi disturbare, ringrazilo. Grazie. Va bene, mi vago a consegnare le altre patate. Però Tosca, quando ritorno, prima di pigiare il baroccio, ritorno a salutate. E non ti disturba! No, anzi, ti ne fai piacere. Ritorna, ritorna. Giulia! Non c'è tempo che non te veghea, ma che lo sai che te veghi a... Ciupero! Tu dici? Che? Anche te però ti vedo bene! Insomma... Stanno a vedere che un mappi giovane è! Allora ne si è fatto tardi e dovemmo andare! Ecco, noi altri dovemmo andare, lo salutiamo! Tosca! Oh, Cesira! Ciao, grazie di ciao. Ciao! Ciao, ciao, Giulia! Ciao, Cesira, grazie! Ciao, grazie a voi altri! Ciao! E mi raccomando, Tosca, se per caso ti senti che qualche donna ha bisogno di una donna di servizio, pensa a noi altri! Ma so che io, stai tranquilla! Tosca mia, ti devo accompagnare per il tocco di strada? O per dopo un vanni, ma posso? Vanni, posso? Non scossa! Vanni, vanni! Finge! Me porto a vedere un negozio da charmi, da agade stoffe, vedi? Anche se anche lei non è perché non stava quei ben, a lui che oreste da nel banco. Ah, ho capito. A lui non è un figlio. Ne perdiamo tempo. Ma che succhiello vieni anche tu? Oh, mia, perché ho capito che se fai faccio bella, mia come le vanesia. Va bene, posso anche venire, ma prima mi do accompagnare a consegnare patate. E dai, su, ci fa un po' di corte, no Rosetta? Beh. Dai, andiamo, su. Ah, che bella cosa essere su, venia. Ah, giusto. Anche io sciocco meglio non si fai tanto un vivo, o meglio, morto, insomma, quando parlo di lei non so mai come dire. Oh, a me però bisogna che trovo il coraggio di parlare con Charmida, perché a quello lì mi cambiate una settimana, poi deve tornare a Sciuma, ma sta chi è una settimana di passione, eh? Che racconta la uno non che crede. Esci, devo parlare. Oh, questo tempo è tremendo. Oh. Con una pesantezza addosso che non la faccio manco a stare in pe. Per fortuna che mi tengo che mi metto il resto, che se non appia come facei, amica. Vabbè, sono andata via, amica la Tosca. Sono andata via proprio ora. Guarda, sto in sti sindacapè. Tu sci un gatto, vuole anche tiepido. Ma, mia, cosa ho, sto amico inverso, stannette, non dormi niente, messo un GA e di GA. Porta pure via tutto che sei a mezzo, mia. Allora, mi porto via. Ah, sì. Oh, Madonna! Oh, Cesira, ma che ti fai? Niente, tutto a posto, Charmi. Allora, tutto a posto. Ti che lei, di tu. Cosa ti aspetti? Te lo sa detto mille altro tempo. Cesira, ma con chi ti parli da solo? No, tutto a posto, pensai. Tutto bene. Oh, come dico, quando posso, come dico? Oh, Cesira. Che avevo tanto coraggio a stare e mi invece a volte ho perdo e mi caccio su. Ma perché dici così? Cosa l'ha fatto? Cosa ho fatto?
Ma mia, che sei sta mai, quando si gatto tutto il peso della baracca in sue spalle? Oh, capisco, Charmita, ma bisogna avere fede. Le fede? Sì, ma se è l'unica cosa che go. Dico sempre, segno cau, se che sei, servei me quest'anima, se che l'ho. E mandela in paradiso, su che. Città. Charmita, Charmita, ecco, a proposito del paradiso, mica devo dirlo. Mica devo dire che l'altro giorno ho visto... Beh. Ho visto Sciocumè. Oh, finalmente ti galesi. Ti hai visto, scusa? Ho visto Usciu Gioacchino come lì. Oh. Ma dove va? Ma guacciamau megu! Ma non è che ti stema? Se fai io mica travagiato troppo, minuti che giù mica fa la maruttia, per piacere. Ma le vea con quello che dico, come lascia il po' spiegare? No, 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 ti vedi, ecco, ti dai una quietina per i nervi che due giorni e te neva. Charmita, come stai a sentire, dico? No, senti, Cesira, se non ti che altre cose da dire, vanni pure a dormire, perché mi non ne vedo ci sentire debelinate. Come lascia parlare, poi a fai come crede, ma mi l'ho visto. Ma ti rendi conto di quello che ti mi dici? Ma ti dei numeri, Cesira! Ma l'ho visto, che dico, l'ho visto! Come l'ho già! Ma ti rendi conto? Ma Cesira, ma senti un po', ti incanti ai bacchi da seta, ma a minuti mi incanti! Ora ti mi devi dire cosa è sta storia! Oh, finalmente! Oh, a casa 7 va bene? Che gatto! Armidona mia! Oh, ma che freddo che è! Mi metto là perché dire è freddo, che lo capisci? Allora, l'altro giorno, quando sono svegliata a quinto salotto, lei perché ho visto Sciu come lì, A diavetti tutte le volte che vedo, mi vengono tutte in buia che... A tutte le volte perché io lì vai o vengo? Shhh, capalli Cianin! A buon animale chi? Ah, un lecchi. E come mai che mi non vedo? Le quello lì ho fatto. O vedo solo me perché godi potere. Cesira mia, ti che dovevi fare come diante. Le vea quello che dico, lei deve fare appunto con sei Evangelo, la capio? Ma che? O vedo dalla faccia che non mi crede. Sciò com'è lei? Scusa che senti, tu che prove lei perché a me non mi crede. Oh, ma che penso me? Ma mia, come l'hai convinta? Oh, che penso mi? Cos'è che può? Ah, sì! Domandi che un po'. Sì. Se ricorda di quella volta che emo in viaggio de nozze, ti siamo giovani, in gotin de vin, in te quella pensioncina, mia le. Charmita, come dice chi è un'anima? Se si ricorda quella volta che voi altri in viaggio de nozze quando sei resta in soli, Come ti fai a sapere certe cose? Come la dite a buon'anima ma o come la dite? Vieni. Te ne continuata. Domandi che un po' di quell'altra volta. Sì. Quando niente che mo lo resta piccin. E lo resta le andate in gita con breve. E niente che mo resta da soli. E ti sei in altro cotto de vin e due discorsi. Ma ricordi, sì, perché sono quello che crede. Dicolo. Carina, non so più nada. Dice sempre a buon'anima, se si ricorda quella volta che l'oreste li appiccino andò via con breve. Ah, c'è visto che io quella volta lì a Burzunasta, sì, proprio quella volta. Lui altri si resta i soli, no? E un gottin de vini, una cosa e l'altra, e allora... Ma segno calma, chi te l'ha detto queste cose? Come l'ha detto un morto, a buon'anima sono io! Senti, non è possibile, lei scherzo, per piacere. Ma non lei scherzo, mi come faceva sapere tutte queste cose di niente, ma come faceva? Ma lua, Gioacchino. Ma dove la mia, un lecchio? Oh, me mi viene più da... Ma Charmita, state tranquilla, anche mia all'inizio che hai a cui, ma poi me che sono abituata, poi io le bravo, io sto lì bello, tranquillo, non fa niente. Dai, sì. Sei brava, ciantemula, lei in scherzo. No, è in scherzo. Vieni.
domande che imposte, se ricorda da quell'altra volta che mia lei siamo sei turna su lì e ti sei come la mia le avevo impegnato così te come ti ha detto che mi sono morto e aveva detto con la mangio e mi ha detto un dindera e tu un dindera io o a te dico mico malandetta lì in te che la pensi un cinga stavolta mi cangio e mi ho bisogno di gianco e a lua Ma c'è con me le balene? Ma c'è con me le... Ma mi stupisci? Oh, ti sai come sono morto? Vaga di. Tanto complimenti, Capisco perché hai tutti quegli impeti. Allora, come Dio sei mai, buon'anima, che quella volta di quella pensioncina sciobecco, se sei quando hai cominciato a fare tutti i travaggetti, E due! E tre! Quattro! E... Pum! Sitta! Sitta, ma lui alle vea, proprio vea! Ma cos'è? Uscio con me. Vuole venire a sapere di lei di Suadelmo? Di Suadelmo? Ma niente, Gioacchino, non è proprio niente. È inutile cassare di quello via cose perché lei usa sa tutto. Usa tutto? Usa cale su, la caga tutti questi impeti, ma di questo non che importa, bene? Insomma, lei non vuole cassare rovini con quell'essere lì. Rovinami? Perché dovrebbe rovinarmi? Perché quello lì un frega la gente, con la ranza di grandi neri. Ecco, perché usi dai cavalli quello lì. E poi? Una fina vendura, lo aiutò. No, non è possibile che un suadermo si agge, punto e fammi il lo uscire. No, un porto pulso, fin da sala corso, brava. E dica anche con le incanda donne, un l'ha detto fastidio, anche a Pia. Udice, con le incanda donne, un l'ha detto fastidio, fino a Pia, ne? E a Toschina. A Toschina? A me figlia? Ce la c'ho col garfo, zio, col garfo, ce la c'ho col... Com'è a Toschina? No, ma non è vero. Gioacchino, pucci, perdonimi, Gioacchino, pucci. Mia amica, via, ecco voi a metterci un bitichino di vino, brava, tutta un'altra scusa, ne? Ma l'uomo, come può ne fare? Una pensava in Lolli, uve andare a sala corsa e riaccattare l'olio e poi sbatti con la faccia con il burrito fettoso lì. E sì, puoi muffarlo, ma ora che va a sala corsa? Che vago, casta che senti, che mi dà una bella papiata palanche che penso mi, Che venne qui che ho sistemato. Vuoi far così? Senti, sai, avvieni pochi? Sì. Leoa, dove l'è? Ah, io le lascio, te ne so, poltrona con la labbra lo comodo. Perché mi non voleva mai come fesse qualcosa, ti capisci, go puia, stacchi sulla culla. Senti, Gioacchino, vago anche mie, e vago anche mi qua a Cesira perché non posso mica mandare sola una donna così a stua a sala corse, ma ti fanni come se ti fissi a casa to e noi altri andiamo e torniamo in te momento proprio e sei un relegno che ha a un braccio qualcun altro. Ciao Gioacchino, fammi conto di essere a te. Ciao Gioacchino. Pucci. Ora non vorrei sentire il pane.
E cos'è questo profumino? Menestrum. Koujang e Kouni. Patat. E io buon. Vaga da una rumessa, perché se dunque si abbrugia tutto. Dai, su, è Toschina, allora ti che vieni con me, dai. Ma dove? Ma dai, a San Giovanni, dai. Ma cosa fa? Non so, se per San Giovanni, davanti a Ducale, fa un bello falò. Bellino, e poi cosa fa? Ma poi, ma tu sei proprio niente. Poi, se mangia, se balla, quante cose te dovevo insegnare. Insegnatela a Pia. A Pia è salva tutte. Ma ci puoi insegnare a te. Ma mia che non so mica c'è una figgera, eh. Io so che non c'è una figgera. Anzi, le do un po' che se vuoi dire una cosa. Non perde. Non perde. Oreste! Oreste, Abi! Ma cosa sei venuta a fare? Come cosa sono venuta a fare? Sei andato via dal negozio così di corsa senza dirmi nulla. Lascia che almeno ti restituisca le chiavi. Ecco. Piuttosto, tua mamma come sta, Oreste? Ah, no, no, non lo so, quando sono arrivato in casa non c'era nessuno. Ah, siete soli? Ah, davvero? Pia, ma ora cosa fai qua? Mi è venuto in mente che devo dire una cosa alla signora Armida. E devi dirla adesso, non potevi presti dirla un'altra volta. Ma guarda, se non ti dispiace, io preferisco aspettare per dirgliela. No, no, non mi dispiace. Ah. Vado un attimo di là, che c'è da fare un lavoretto. Vai, vai, guarda che non te la mangio mica, sai? Beh, cos'hai da guardare? Perché non si può? No, non si può. Se a mio low, che lei è una sciccheria, posso ammiarti che te è una porcheria. Cosa hai detto, brutta contadina? Beh, però d'altronde, da una come te, che è cresciuta in mezzo ai barrocciai, contadini, i mietitori, non è che mi potevo aspettare di meglio. Sai cosa ti dico? Oreste piace a me, quindi fatti più là, eh? Bisogna vedere se ti piace a lei. Di questo non ti preoccupare. D'ora in avanti ognuno tirerà l'acqua al suo mulino e poi si vedrà, cara. Figliole, si potrebbe andare una di queste sere al teatro? Eh? A teatro? Sì, alla corte. Ma Oreste, ma cosa vuoi che ne sappia lei della corte? Al massimo conosce la corte dei polli. A proposito, sai che domenica prossima danno una celebre commedia, La Pia dei Tolomei. C'è un verso nel quinto canto del Purgatorio che dice: ricordati di me che sono la Pia. La donna più ignorante che ci sia. Ricordati di me che sono la Pia. Siena mi fece, disfeci mi maremma. Salsi colui che n'anellate apria. Di sposando ma bene con la sua gemma. Ma non ti vedi che ti chiede fastidio? Ma veramente si potrebbe anche andare a ballare, eh? E mi non conosco i balli moderni, mi so ballare sullo liscio. E dai, e cosa vuoi che abbia imparato sull'aia? Al massimo il tango e la polca. Porca? A me? A mia, eh? Oh, credi di farmi paura, eh? No, perché lei ci gode a scatenare un vespaio, Oreste. Con questo suo ficcare il becco in ogni cosa, mi fa uscire fuori dai gangheri! Ficcare il becco? Mia cosettina, come invitò lei, eh? Allora però, Oreste, qua bisogna chiarire, eh? Perché d'altronde con i piedi in due scarpe non si può stare, giusto Oreste? Ti piace lei? Dillo chiaramente, guarda Oreste, non c'è nessunissimo problema. Basta essere chiari, figurati se io ne faccio una tragedia per una così. E perché lo vuoi sapere proprio adesso?
Per scrivizio? Per sfizio, Oreste? Per sfizio. Sì. Ecco. Vedi, Pia? Sì, amore? Io e te ci siamo sempre voluti bene, siamo sempre andati d'accordo, vero? D'accordissimo, Oreste. Ci siamo divertiti tanto, no? Tantissimo. Ecco. Ma vedi che quando ho visto la Tosca, che l'ho rivista, la sua semplicità, la sua pulizia, eccomi, io... Ma allora è vero, è io che non volevo credere ai miei occhi, è vero, lei ha fatto come la gatta di Masino, sai? La gatta di Masino? Sì, la gatta di Masino, che faceva finta di dormire quando gli altri non la vedevano, faceva mambassa di tutto quello che trovava. Ma sai cosa ti dico? Che ti vada di traverso, anzi no, che vi vada di traverso a tutti e due! Ah, il mio caro Oreste, non ti credere che lei sia così genuina come vuol far credere, sai? Perché vieni, guarda, il ginevrese, sulle gote, se lo dà anche lei! Silenzi, Cri. Ah, ho capito. Deve essere stata a Biunda. Qualcuno da sé che non doveva fare una tragedia. Aveva morficata una tarantola. Vabbè, a mia, tanto mio, non mi interessa tanto. Non voglio perdere tempo perché poi chi l'arriva sempre qua a vedere. Te devo dire una cosa, vieni, dai. Vieni. Finiamo un discorso da altra volta. Ripicciamo dove dovevo mettere. Senza perdere tempo. Ti vedi? Da quando ti ho rivisto mi sono accorto che vedo bene solo a te. Dai, Oreste, dai che siamo. Dai. Dai tu. Dai, Cesina. Vado da qui. Ma è rimasto che le importo di ma... Andiamo, vieni. Ma cosa vedi da me, Nessa? Io ho incontrato il tuo caruccio, che c'è anzeia come la vignetta già. All'andava tanto di corsa che tra il po' mi caccia per terra. Ecco, veramente... Ma no, niente. Le sento che niente, se Nessa, che veniva sciolta. E che veniva sciolta. E a se le fette addosso. Tosca! E a cianzeia perché si è sporcata tutta. Tosca! Udigei a me, per me sono ste rave che non mangiava e seia. Cioè, per tanto a me non è che mi sento tanto bene. Ma, lasciamo perdere i particolari, sì, dai. Vabbè, fai a cosci pedì, no? Ma... non riesci a Cesira? No, Anughè, così sarebbe venuto un'altra volta. Oh, cambia figlia, ma... A me è un po', come sta anche? Voglio giusto dire che quello del cotto che mi ordinò l'altro giorno, che sì, mi ha fatto stare un po' meglio, sì. Ma anche voglio sentire se aveva qualcos'altro da dare. Oh, perché mi go tutto in dolore qui ai polmoni. Oh, mi ne fanno tanto, ma non posso manco respirare. Non mi fa manco fiatta. Non si dia proprio, eh? Le 5 minuti che le chi 5 minuti che paga. Ma, oh, come faccio? Ma ti tosta, non ti mi sei di niente? Mi? Mi sono affiggiata da Cesira? Qualcosa vi ho imparato? Ciangiolina, che penso? Che a me sta che bella sentire, eh? Lei a deve ciantare lì da Nangio in taccata gente a parla. Perché poi ci la parla, ci la che entra in bocca. E poi da bocca fa tutto in giro. E a se che va a ciantare pur mun. L'è per quello che fa, ma... Ti dice, Tosca? Sì, ma come da veramente! A vediamo come staiamo meglio tutti, dopo! Oh, vabbè, grazie, mi vado, eh! E che fa se la limonata se è messa? Cucci, sta limonata, me l'hai proprio scoperta! Ecco, brava, cavallo!
Alla spedio anche all'alla. Sicuro che quella lì è impurgante la medesima cosa. Tosca, una cometia non si può manco immaginare, a non si trova manco cercandola con lanternino. Leccamelo, eh? A proposito. E vieni. Finalmente, Oreste, dai. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Per fortuna, grazie mia. Ma se non le appetì, se bene. Non le appetì, non so proprio come... Oh, affettiamo con la riva. Poi... Intanto... Se ne pure riesci un pigiare un cicchetto. Oh, ma che sta proprio, ma che vuoi proprio. Oh. Se per? Cuvegne. Cuvegne, Suadermo, cuvegne. Buonasera. Buonasera. Convenivo a riportare. Ho riportato bastone, bastone, eh? Sì. Bravo, bravo. Bravissimo. L'ha fatto proprio bene. Sì. Bravo, sì. Sì. Bravo in corno. Ah. Bravo. Ma, oh. Bravo, porco, quello che è. Tu, ma te. Ma oh. Io, oh. Ma mamma, ma cosa fai? Ci vuole fare. Ma date fastidio. Una cosa fastidio a Tosca. Ci... No, no, no. Datene. Datene, datene. Tu porco infame, chi con le altro? Schifoso. Se andiamo avanti da questo passo, un viaggio da ritorno farsi in compagnia. Ma tu sei la masena, me vuoi dire per una volta con sull'affetto? Con sull'affetto? Eccoli. A mia, uno l'ha veia perso. Stupendo! Uno l'ha perso, voi altro che sei? Sì, perché una veia vendio per sgai i cavalli. Hai visto? Sto porco, chi dà il porco? E a capara babi teghina di pumelli. Ecco. Alla fetta, a mesima fin. Sì. Sto porco chi non vuoi a me. O vuoi a me pagante, porco! Nessuno a finisce di dare fastidio a sue nette. A sto schifoso che ti ha strapputito di... Le cavalli come il testo. Porco! Le strappo. E ho la fila di sta casa che non ti vedo manco, ci vedo perché ti cangi i commentati. Via! Assunde, scupa e swing! Ma chi te la dice queste cose? Dicevo che sei tu! In angelo! Eccoci, in angelo! Come avuci un bene, ma avverti! Ma tocchi! Oh, assun diventò in angelo di regia! Non sai che vedi io, parlo con? Con le chette in temmigio da cassotti! Succhiello! Mi hanno bene! Poi se ti caccio spantrello! Succhiello, ma chi te mandi? Un segno te mandi, mia! Di che te è bello forte! Pigilo su come un sacco di patate e porti via il porco qui! Prima che la messo me! Ma... No, uno le pesa, una leggera, un pese poco, eh! E poi se mai ti dai una mano anche Oreste, cosa sono quelle mani? Niente! Va a dare una mano o succhiello! O Cesira che poco da capire, da chi un po' diventiamo con Sesei. Dai, dai, che fa giusto anche lì, piacere di lì, dai. Ah, Tosca, te voglio dire, che non vengo a trovate, perché devo accompagnare Giulia per il travaglio della signora, e allora ti sei come lei. Ma un po' benissimo, stanno a vedere come tu che credi anche a me, ti fondi di caffè. Dai, dai, diciamolo, su. Ma, no, aspetta un minuto. Ma capendo che per strada non sei giù nessuno, eh? Se non si cerca, è un'effe qui. Andiamo! Però deve essere la leggera, è pesante, Beh, a quanto pace Zira, a me mi sciù le finì. Ma perché ho cosa via? Oh, quelli mi dispiace perché sono abituata. Vabbè, ma non si sa preoccupare che ti vedi che da chi un po' se rivediamo tu. Ma no, cosa te ha capito? Mi vedo di che se l'armida lì ha se infiaturne in te qualche altro casino. Mi fa su dai nato per me signo e vengo su una su, vabbè. E levimi per una piscite. Sì. Cosa ti fede, buon, se sei da mangiare?
Sassea, e voi a far fine un po' di baciocca. A baciocca, a baciocca. Ma sei uno del nero. Alle buone, sì. Patate tagesuti. Belle sottisce. Ehi. Ehi, ehi. Largo. Largo. Cesira. Sì? Grazie. Grazie per da voi. Cesira, vuoi anche un chi? Sì, sì, un cucchi. Ecco, si dice, cosa dice? Udice, di andare a levare con un masso di fiori, marsi che è in tuo cimitero, che metti che nel fresco. Sì, le gesto le via, vago, vago. Udice anche di tagliare un po' con l'erba lunga lì in giro a tomba, eh? Sì, va bene, lunga ragione, taggio, vago. Cesira. Dice anche in altro luogo, dimmi, come dice se a più dà un po' di aumento a Cesira. Va bene che dà un po' di aumento a Cesira. Allora, insomma, un bel aumento, eh? Va bene, Cesira, va bene, va bene. Oh. E ti tu meriti! Scusate se da lassù vi hanno affumicato, ma cosa volete che fare? Ma perché voi mi vedete? Beh, io non ho capito niente. Vabbè, adesso a parte gli scherzi. Grazie dell'accoglienza, come al solito, che ci riservate calorosa, molto calorosa, perché noi poi alla fin fine è quello che noi ci ripaga del nostro lavoro e di tutto quanto. Grazie agli amici che ci ospitano sempre qua al Teatro Verdi, che per noi ormai è un appuntamento veramente importante. E niente, cosa dire, grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie!